sono degli attori professionisti che sono in grado di rappresentare una realtà che in realtà non esiste, fittizia, però fatto da attori professionisti, quindi facilmente si cade in questa trappola, in questa rete veramente ben organizzata. E quindi chiamare immediatamente la polizia o i carabinieri per verificare. Nessun incaricato né della polizia né dei carabinieri chiama direttamente a casa i parenti di chi è rimasto vittima di incidenti stradali per essere risarcito o per concludere la pratica. Quindi in ogni caso chiamare e subito avvisare il 112 e il 113, le forze di polizia. Gli anziani però la prima cosa che fanno una volta ricevuta questa telefonata dal truffatore, telefonano alla polizia appunto oppure a un parente, ma c'è una nuova metodologia utilizzata da questi malviventi. Si può verificare che la comunicazione che c'è stata precedentemente da parte del truffatore non viene interrotta dall'altro capo, quindi l'anziano o l'anziana è convinta di aver chiuso la comunicazione chiudendo la cornetta, digita il numero di telefono del figlio o della figlia, avendo già uno stato d'animo abbastanza angosciato per via della telefonata che ha appena ricevuto, mentre risponde ancora il truffatore, che si finge addirittura il figlio. Il consiglio utile è quello di chiamarci, ma non con lo stesso apparecchio telefonico, di chiamarci con un altro apparecchio telefonico, un altro cellulare, oppure del vicino di casa, di una persona vicina, amica, o comunque di far avere a noi, no, di avere un contatto con noi, ma attraverso un altro apparecchio telefonico, non con lo stesso apparecchio dove si è ricevuta la chiamata del richiedente.